Benedicimi, Padre. Il Signore sia nel tuo cuore e sulle tue labbra, perché tu possa annunciare degnamente il suo Vangelo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne tra i suoi e i suoi non l'hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Questa santa notte che per i piccoli qui presenti, ma anche per noi adulti, mantiene un po' sempre i tratti incantati della fiaba, a dire il vero ci ricorda che il cristianesimo non è una fiaba. Per cui non riesco proprio ad andare d'accordo con un poeta non credente, Giorgio Caproni, che ha scritto così: si avvicina il Natale, Gesù portami via. La tua è la più bella bugia che possa allettare un mortale. È vero, noi cristiani testimoniamo una storia fatta anche di angeli, di stelle, di re magi, di pastori, però se siamo venuti stasera qui in chiesa è perché crediamo profondamente che Natale non sia una bugia, una favola, una storia per bambini, una semplice idea. E del resto i padri e le madri qui presenti, a partire dal papà e dalla mamma di Arturo, sanno bene che a un certo punto la loro vita è cambiata nell'istante in cui hanno avuto la certezza di aver concepito un bambino. Prima quel bambino, prima di quell'istante, poteva essere un sogno, un desiderio, una possibilità, un'idea. Ma quando hanno preso consapevolezza del concepimento, lì c'è una realtà, c'era una realtà, lui c'è, e dunque la nostra vita cambia. Ecco, un fatto del genere, anche se di portata immensamente maggiore, è quello che viene celebrato da noi stasera, le letture ce lo dicono. Fratelli, dice San Paolo, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna. Vedete, una nascita, un fatto che ha cambiato tutta la storia dell'umanità. Non è un'idea che celebriamo a Natale, non so, l'idea della fratellanza universale, l'idea della pace tra i popoli. No, è un fatto, un bambino concreto, in carne ed ossa come noi. Ce lo testimoniano coloro che avevano vissuto con lui, a partire da Giovanni l'Apostolo. Un bambino, una nascita che però ha una rilevanza per tutta la nostra vita, morte compresa. Ha una rilevanza per ogni uomo, per ogni donna al mondo. Già perché questo fatto, che non è un'idea, però ha la forza di cambiare tutte le nostre idee, di cambiare l'idea di noi stessi, il modo di vedere i nostri amori e i nostri dolori, di vedere le persone che amiamo e persino quelli che detestiamo, di vedere i nostri ideali di vita, di vedere il nostro rapporto con Dio, perché anche Dio a voler ben vedere è cambiato dopo la nascita al mondo di suo figlio.
e tante cose ci aveva rivelato l'Antico Testamento di Dio. Dio è un mistero affascinante perché in lui c'è la vita, ma è anche un mistero terribile perché può scatenare delle disgrazie. Dopo la nascita di Gesù, questa idea di Dio, per certi versi molto fraintendibile, si è dissolta per sempre. Voglio dire, se il figlio dell'Altissimo ha assunto la statura di un neonato, che è capace al massimo di andare a gattoni, raso terra, non possiamo più temere il Dio Altissimo. Se il figlio di Dio ha sofferto anche lui, come tutti noi nati di donna, il trauma dell'uscita dal grembo materno, non possiamo attribuire a Dio i traumi dei nostri bambini. Se il Verbo di Dio, la parola eterna di Dio, si è messa a vagire, come abbiamo sentito prima vagire il piccolo Arturo, se la parola di Dio ha dovuto imparare a dire papà o abba, e questo ci fa nascere dentro il desiderio di capire queste sue parole, un po' come i genitori si sforzano di capire quando piange il loro bambino. Vedete, il concepimento, la nascita, la vita di Gesù ha trasformato persino le nostre idee di Dio. Dopo ci fa nascere tante domande questo, ma allora cosa significa affidare tutta la nostra vita, che è quello che di più prezioso abbiamo, a un Dio che si è fatto debole bambino? E però è così. Se è mutata la nostra concezione del Dio creatore di tutte le cose, e significa che siamo chiamati a convertire il nostro modo di vedere il lavoro, l'efficienza, la produttività, ma anche il nostro modo di far festa, il tempo libero, il tempo donato agli altri, che non è più tempo perso. Se il figlio di Dio si è fatto bambino, è cambiato il nostro modo di vedere il mondo. Aveva ragione quel sacerdote poeta Michel Quast quando diceva direttamente a Dio: da quando tu sei venuto tra di noi, o Dio fatto volto visibile in Gesù nostro fratello, nessuno può incontrare un uomo senza scoprire in quell'uomo qualcosa di te. Che è come dire che noi, quando diamo da mangiare a un bisognoso, percepiamo il figlio di Dio fatto uomo. Quando trattiamo male o bene uno straniero, vi ricordate Gesù? L'avete fatto a me. Vedete, è vero che il farsi uomo di Gesù è un semplice fatto, che non è un'idea, però ha cambiato tutte le nostre idee, persino, e qui vi voglio, la nostra idea di noi stessi. Troppo incentrata tante volte sul nostro io per essere coerente con la logica del Dio bambino. Ma poi ci chiediamo perché questo fatto riesce a convertire tutte le nostre idee, persino la nostra idea di Dio, oltre che del lavoro, del tempo libero, di noi stessi, degli altri. Perché? E perché stasera quel bambino di cui noi ricordiamo la nascita non è semplicemente un personaggio storico del passato, ma è una persona viva, è il figlio unigenito del Padre, ce lo dice il Vangelo. Noi, dice l'Apostolo Giovanni, abbiamo visto in quell'uomo, in carne ed ossa come noi, che sudava come noi, che mangiava come noi, che si stancava come noi abbiamo visto il figlio unigenito di Dio. Ecco la persona che noi stasera non solo siamo venuti a ricordare nella sua nascita, noi siamo venuti stasera a incontrare Gesù Cristo, che è il figlio di Dio, fatto uomo, vivo adesso. Gesù è vivo e in lui abita corporalmente tutta la divinità, che significa che nel momento della comunione noi potremo incontrare Dio nel modo che più ci è reso possibile adesso in questa vita.
Se noi questa notte facciamo davvero la comunione con Gesù così, significa che Dio ci dona lo spirito di Gesù in quel momento e ci aiuta Lui a pregarlo dandogli del tu e chiamandolo papà, proprio come faceva Gesù. Se noi stasera facciamo bene la comunione con Gesù Cristo, significa che il Padre ci dona lo spirito di Gesù Cristo e ci aiuta a diventare figli come Lui, a comportarci come Lui. Capite la forza della nostra preghiera da dove arriva? Viene dallo Spirito. Capite la forza del nostro cercare di comportarci come Gesù da dove arriva? Dallo Spirito. Di conseguenza, certe profezie dell'antichità, come quella di Isaia che abbiamo letto stasera, non ci suonano più come utopie bellissime, la guerra finirà, ma irrealizzabili. No, proprio per lo Spirito Santo che ci viene donato, adesso quelle profezie sanno di buono, sanno di realtà, sanno della parte migliore di noi stessi. Perché deve essere così utopico allora smettere di far la guerra? O come dice Isaia, tramutare le nostre spade in aratri? Se è vero che il Natale ci fa intuire che Dio non può donarsi a noi se non rimpicciolendosi, nascondendosi, il Dio bambino, perché se non lo facesse ci sarebbe soltanto Lui. Pensateci. Se è vero questo rimpicciolimento di Dio, allora significa che quando io dono qualcosa di me perché la persona amata gioisca, io ho trovato il segreto della mia vita. E le conseguenze sono immediate, c'è poco da fare. Basta con tutte queste guerre. Ma non solo quelle nella striscia di Gaza, anche le nostre piccole guerre quotidiane vengono messe in questione dalla nostra fede nel Dio che si fa bambino. Noi qui stasera, stanotte, siamo a dirci l'uno all'altro: io non so tu, spero che anche tu, ma io di certo con i miei chiari voglio fare un tutt'uno con il Dio bambino. Io credo che questa via dello svuotamento di sé per far star bene l'altro, a partire dai miei cari, questa è la via della felicità. Questa è la via efficace per cambiare il mondo, a partire da casa nostra, a partire dal nostro quartiere, a partire anche dalla nostra parrocchia. Chiediamo questa grazia al Signore, la chiediamo per noi, per i nostri cari, per il piccolo che verrà battezzato adesso ed entrerà nella nostra famiglia. Ecco, è Natale e tu vieni, Signore, tu vieni e bussi ancora. Fa che l'infinita nostalgia di te diventi sempre più consapevole, diventi tanti piccoli sì a te nella vita di tutti i giorni, diventi un'accoglienza dell'altro che ci fa somigliare a te, perché figli nel Figlio possiamo essere colmati a partire da stasera del tuo amore che ci salva. Così sia per noi tutti.